Allora, partiamo dall'inquadramento normativo e procedurale. Come abbiamo detto prima, come ha detto il Presidente, l'opera appartiene al PNRR, è oggetto di commissariamento ai sensi di una legge del 2019, numero 32. È un'opera che rientra all'interno del programma straordinario degli investimenti di cui abbiamo parlato prima, dove il commissario è il sindaco. È l'opera più importante di questo programma, guidata dalla parola accessibilità di cui ha parlato il Presidente, che poi è stata declinata in vari settori, nella parte ferroviaria, parte marittima, parte stradale e anche la parte aeroportuale. Ed è infine soggetta anche al decreto semplificazioni. Questo contesto normativo ne consente di semplificare la procedura che è rappresentata nella parte sinistra, la procedura che ha portato alla messa in gara del progetto di fattibilità tecnico-economica, che sarebbe l'ex progetto preliminare. Il progetto di fattibilità tecnico-economica è stato suddiviso in due fasi per normativa, intervallate dal dibattito pubblico, che è stato il primo che ha avuto luogo in Italia, soprattutto in fase anche in modalità remota, che ha coinvolto circa 160.000 persone. E nella prima fase sono state identificate tre soluzioni che sono state messe a fattor comune sotto tutti gli aspetti per poter identificare nell'ambito del dibattito pubblico quella che fosse la soluzione migliore, che poi è stata selezionata, e sulla soluzione selezionata è stata approfondita la progettazione di fase 2. Dopodiché abbiamo conseguito le autorizzazioni, un complesso iter procedurale per poi arrivare alla procedura di gara negoziale, ed oggi siamo nella fase in cui viene sviluppata la progettazione definitiva ed esecutiva accorpata per poi dare via all'esecuzione dei lavori e al collaudo. Giriamo slide. Qui viene semplificato l'iter autorizzativo, l'opera è stata approvata dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. È stato oggetto di verifica da parte dell'interesse archeologico monumentale, è stata sottoposta al MITE per conseguire il provvedimento di VIA di valutazione dell'impatto ambientale, è stato oggetto di conferenza dei servizi, è stato verificato l'interesse culturale, poi è ripassata al Consiglio Superiore dei Pubblici nell'ambito del comitato speciale dove ha fornito ulteriori prescrizioni. Infine è stato verificato con un terzo soggetto indipendente, poi è stato approvato con un decreto proprio dell'autorità portuale. Giriamo slide per favore. L'iter di aggiudicazione è stata avviata a novembre del 2021 con l'avviso esplorativo, a giugno è stata inviata la lettera di invito agli operatori economici selezionati, dopodiché sono giunte le proposte tecnico-economiche a luglio, è stato portato a termine un complesso iter di negoziazione, per poi arrivare all'aggiudicazione non ancora efficace del ottobre del 2010. Riportiamo qui i criteri funzionali di progetto della diga. Andiamo avanti. In questa slide vengono riportate le funzioni del porto di Genova, in particolare la diga va a toccare la funzione commerciale, che è quella azzurra, e anche la funzione passeggeri caratteristica, che sono quelle nel porto passeggero. Questo è lo stato attuale di oggi e vi ricordo due numeri importanti che sono il cerchio di evoluzione, 550 metri, e il collo di bottiglia che abbiamo all'interno del canale San Pier d'Arena, che è caratterizzato da una distanza di 150 metri. Nella parte di ponente abbiamo invece un cerchio di evoluzione di 350 metri. Il cerchio di evoluzione sarebbe il cerchio di evoluzione teorico che permette l'evoluzione della nave per poi accostare alle banchine. Funziona. Questa slide è molto importante perché ci ha permesso di identificare la nave di progetto da prendere a riferimento a base della progettazione e quindi è stata fatta tutta un'analisi storica anche prendendo in considerazione le navi precedenti. Qui sulla parte di sinistra abbiamo il grafico che dimostra le tipologie di nave nell'intervallo temporale dal 2005 al 2019, dove vediamo che via via dal 2012 in poi compaiono le ULCV e le New Panamax che vanno a sostituire via via come numero di navi, parliamo di navi in costruzione, le precedenti Panamax e post Panamax, mentre in questo grafico viene rappresentato il numero dei container in rapporto alla lunghezza fuori tutto della nave. Noi ci siamo diciamo, focalizzati su una lunghezza di 400 metri che corrisponde a una nave di oltre 20.000 TEU. Questa slide fa vedere indicativamente quali sono le dimensioni di una nave che deve giungere nel porto di Genova. La nave di progetto, quindi ha 400 metri di lunghezza, una larghezza di 62 metri e un pescaggio molto importante che ha permesso anche di fare delle valutazioni poi,
sugli aspetti dei dragaggi e quindi per avere una capacità di progetto dai 20.000 ai 24.000 TEU. Questa è molto importante perché è la nave di progetto che è stata presa a riferimento per il dimensionamento di tutte le opere. I criteri funzionali sono riportati qui, in particolare l'accesso alla manovra di sicurezza, la protezione del moto ondoso e poi abbiamo preso ovviamente in considerazione la vicinanza dell'aeroporto che è un vincolo da prendere molto importante. Per quanto riguarda l'accesso alla manovra di sicurezza, le dimensioni della nave di progetto forniscono degli elementi utili per identificare quella che è la larghezza dell'imbocatura rispetto ai 210 che abbiamo visto prima, la lunghezza di arresto della nave che sono circa 2 km, il cerchio di evoluzione che è passato da 550 dell'attuale agli 800 perché corrisponde due volte la lunghezza fuori tutto della nave. E poi la larghezza del transito all'interno del porto. Sono diciamo criteri dettagliati dal Pianche, che sono delle norme internazionali che sono state prese a riferimento. Il progetto si compone di due fasi, la fase A e la fase B. La fase A è questa, il rosso sono le costruzioni e il giallo la demolizione. Vedete quindi il cerchio di evoluzione di 800 metri in corrispondenza di Calata Bettolo e le lunghezze del canale di arresto di cui abbiamo parlato prima, con la separazione dei traffici da una parte legati all'attività di crociera e di riporto e dall'altra per quanto riguarda la parte commerciale. Queste dimensioni sono state poi nella fase B, che è la seconda parte della progettazione, che è stata separata in due fasi perché la seconda fase è condizionata dalla presenza dell'aeroporto. Questa fase ha identificato un cerchio di evoluzione di queste dimensioni, il rosso è solo la costruzione, il giallo la demolizione, ma garantiamo sempre all'interno del canale di San Pier d'Arena una larghezza utile di 400 metri per poter consentire l'accosto delle navi in sicurezza. Questi sono gli studi specialistici che sono stati svolti alla base della progettazione di fattibilità tecnica economica, non sono tutti ma sono la maggior parte, come vedete è stato un lavoro molto importante perché mettere a base di gara un progetto di fattibilità tecnico-economica grazie alle deroghe ricevute vuol dire approfondire la conoscenza tecnica per cercare di eliminare fondamentalmente i rischi che possono portare a delle varianti di incremento di spesa e ad altri fattori che concorrono a identificare degli imprevisti. Quindi tutti questi studi sono stati svolti, la maggior parte di questi sono stati svolti anche per la prima fase della progettazione per mettere a fattor comune tutte le conoscenze che hanno portato a identificare quelle tre soluzioni che sono state portate nel dibattito pubblico e all'esito del quale è stata scelta la soluzione migliore, grazie anche al contributo prezioso dei servizi tecnico-nautici della Capitale di Porto, che sono gli stakeholder più importanti. Beh, l'elenco di questi studi dà già l'idea della complessità, direi, dell'intervento, sì, e di come si è arrivato a solo l'elenco. Fa abbastanza impressione. Sì, ovviamente non sono cose che abbiamo fatto con i progettisti, con l'RTP, il raggruppamento temporaneo dei progettisti e con tutti, diciamo, anche in ragione delle autorizzazioni che abbiamo avuto che ci hanno permesso di approfondire alcune tematiche. Questa slide fa vedere invece le simulazioni di manovra che sono state fatte, è un inviluppo delle simulazioni di manovra per far vedere che la nave accosta in completa sicurezza al terminal Bettolo. Abbiamo fatto ovviamente anche delle altre simulazioni, abbiamo fatto una trentina di simulazioni a Wallingford, 5 giorni di intervento con tutti i servizi tecnico-nautici e queste sono, diciamo, i criteri sono stati messi dei criteri per identificare la sicurezza della nave in accosto alle banchine. Quindi questi qui sono i criteri per i quali, diciamo, l'altezza limite nell'area di evoluzione dell'onda non può essere superiore a 1,5 metri, alle banchine per garantire l'operatività e quindi eliminare il downtime 0,5 metri e lo stazionamento di sicurezza 2,5 metri. Questi criteri sono stati rispettati con tutte le numerazioni numeriche che sono state fatte prendendo a riferimento le condizioni meteomarine che caratterizzano il paraggio di Genova. In particolare vengono riportate le condizioni di scirocco e di libeccio con il periodo di ritorno di 10 anni, vuol dire mediamente una volta ogni 10 anni abbiamo un'altezza di questo tipo con un periodo di questo tipo e questi dati sono stati forniti dall'Università di Genova. Questi sono degli esempi di simulazioni numeriche fatte con i progettisti per capire che la diga protegge sufficientemente le banchine e gli accosti per eliminare o ridurre al minimo il periodo di downtime che comporta delle problematiche. Dopo aver fatto tutta questa serie di studi, abbiamo identificato quindi il layout, la sezione tipologica, che è questa qua,
caratterizzata da uno scalo di invasamento che sarebbe la fondazione del cassone, e il cassone che nell'ambito del progetto di fattibilità tecnico-economica era alto 26 metri, un muro paraonde. Abbiamo fatto in parallelo delle valutazioni di carattere geologico-geotecnico, quindi questo è l'inquadramento geologico della zona. Abbiamo nella parte bassa, in questa zona qui, vedete l'identificazione dell'area tratteggiata, perché all'interno di quest'area c'erano le tre soluzioni messe a base del dibattito pubblico, quindi abbiamo identificato per tutte le tre soluzioni qual era la geologia e la geotecnica. Abbiamo fatto in particolare 17 verticali, sono dei sondaggi profondi fino a 80 metri con una nave particolare, un'operazione che ci costa 2 milioni di euro ed è stata comunque approvata ovviamente dalla Capitaneria di Porto, il corpo piloti, per avere la possibilità di fare questo intervento. Abbiamo fatto una geofisica, insomma abbiamo fatto una serie di valutazioni di carattere geotecnico per capire le problematiche che sono sorte al di sotto dello scalo di basamento di cui vi ho parlato prima, perché è necessario consolidare il terreno con delle colonne di ghiaia tramite un sistema che si chiama il blanket method, che ha l'obiettivo di aumentare la permeabilità del terreno e aumentare le caratteristiche del terreno per mettere sopra uno scalo di basamento e limitare al più possibile i cedimenti che possono occorrere sia in fase costruttiva che successivamente. Un altro elemento importante è la demolizione della diga, ricordate il giallo di prima, in realtà qui abbiamo messo tre colori per identificare le sezioni tipologiche che sono state fatte dal 900 al 930 e che sono tutte sezioni dello stato attuale che devono essere demolite. Abbiamo identificato il materiale, l'abbiamo separato e codificato in modo tale da riutilizzare parte del materiale come scalo di basamento della nuova diga e parte del materiale per la formazione delle scogliere nella sezione che avete visto prima. Qui facciamo vedere le fasi esecutive del preliminare, che prevedevano la fase di realizzazione, quella rossa, la seconda fase di demolizione, quella gialla, insieme alla terza, dove qui rimuoviamo la scogliera esistente della diga e qui rimuoviamo lo scalo di basamento della nuova diga. E, questa slide facciamo vedere sinteticamente quali sono le attività principali, quindi l'attività del consolidamento del terreno di fondazione, la realizzazione dello scalo di basamento, la prefabbricazione e posa di questi cassoni che vengono riempiti con materiale proveniente sia dalle demolizioni ma anche dai dragaggi, perché la nave di progetto che abbiamo visto prima, 400 metri di lunghezza, larghezza, ma anche un pescaggio, per garantire questo pescaggio bisogna quindi approfondire il fondale e dobbiamo rimuovere circa 2 milioni di metri cubi. Dove li mettiamo questi metri cubi che vengono rimossi, che hanno un costo di circa 100 euro al metro cubo? Li mettiamo all'interno della diga dopo averla preventivamente trattata in accordo alle disposizioni della regione, che impone di mettere un mix design particolare per limitare la fuoriuscita di materiale potenzialmente inquinante. Quindi è un'operazione che ha portato dei benefici per la collettività e che ha il duplice obiettivo di approfondire i fondali e utilizzare il materiale all'interno dei cassoni invece di utilizzare il materiale nuovo. Poi il salpamento della diga esistenza, le demolizioni delle strutture in calcestruzzo e la realizzazione del muro paraonde che rispetta la quota sommitale di 7 metri come è attualmente la diga di oggi. I criteri generali sono quelli quindi di massimizzare gli approvvigionamenti via mare, ovviamente per limitare i danni alle infrastrutture terrestri, visto quello che abbiamo detto anche prima, massimizzare il riutilizzo dei materiali in aderenza alle normative che sono i criteri ambientali minimi previsti dal codice degli appalti, e minimizzare anche lo stoccaggio e la ripresa dei materiali, visto anche che abbiamo pochissime aree a disposizione per poter fare stoccaggio. Abbiamo identificato quindi nell'ambito del progetto due aree per fare le aree di cantiere, una per la prefabbricazione dei cassoni, che è l'area regionale di Pra, e l'altra per lo stoccaggio dei materiali provenienti dalla demolizione. La prima area era apposta a base di gara, la seconda è un'area che è considerata opzionale, abbiamo messo in capo all'operatore economico, diciamo, l'identificazione più puntuale di quest'area. Quest'area è presso il sesto modulo, è l'unica area che a nostro avviso abbiamo messo disponibile proprio per i fondali e per la disponibilità, diciamo, anche sotto profilo nautico delle aree. È un'area che è sempre stata utilizzata anche nel passato, adesso stiamo interloquendo con l'operatore economico, abbiamo fatto proprio ieri un sopralluogo in queste aree, perché dovremo portare avanti poi il tema dell'area della prefabbricazione dei cassoni.
Per quanto riguarda le tempistiche, sono le ultime slide, questo è un programma, diciamo, generale di commessa, non è di dettaglio. Ogni barra ha una sottobarra e l'abbiamo monitorato con un'attenzione pazzesca per rispettare i tempi. Ricordo che il Presidente aveva detto la data del 12-10 come aggiudicazione un mese prima, noi abbiamo aggiudicato con un decreto 12-10, proprio per rispettare le date, grazie a un'attenzione spasmodica su questo cronoprogramma. In verde sono le attività che sono state portate a termine, in rosso vedete in fondo due attività che sono in corso, che sono quella della contrattualizzazione e la progettazione definitiva ed esecutiva accorpate. Dopo l'aggiudicazione, a distanza di 10 giorni, abbiamo dato un ordine di servizio all'aggiudicatario per partire con la progettazione che è partita, e oggi abbiamo fatto già 35 attività con loro che stiamo monitorando e mappando, sperando di poter appunto continuare. Grazie.